Eccoci, buonasera a tutti e bentrovati, bentrovati. Finalmente è venerdì, eh, io pure l'aspetto con, con ansia questo venerdì, nel quale possiamo tenerci compagnia, come ormai facciamo da eh, più o meno quattro settimane, possiamo parlare di fotografia, approfondire eh, autori, e, insomma è una bellissima occasione. Io ovviamente, eh, non mi stancherò mai di dirlo, vi ringrazio, vi ringrazio tutti per la fiducia, la passione che ci, che ci mettete nel seguirci, i messaggi che ci arrivano, e c'è tanta, tanta, tanto tanto seguito e questo veramente ci, ci fa contenti e ci dà anche, come dire, eh, la fiducia e lo spirito per proseguire. Proseguire e parlare di un autore mh, incredibile. Eh, oggi parleremo di Josef Kudelka, eh, un autore che io ho definito imprescindibile per chi ama la fotografia, un autore di, di, di riferimento assoluto, un autore che ha segnato un'epoca e che è diventato poi di riferimento per eh, tutti gli appassionati di fotografia che l'hanno in qualche modo poi seguito. Perciò sono, sono contentissimo, sono felicissimo. Come avrete potuto notare dall'inquadratura di prima, abbiamo già a disposizione due o tre libri, niente male, sui quali proprio dedicarci a livello fotografico. Ecco, Kudelka. Eh, come potremo poi scoprire insieme, eh, è stato un fotografo di riferimento, oltre che per il suo spirito, per il suo animo, per la sua filosofia, anche per le immagini forti e di una eh, come dire, composizione e una sapienza veramente eh, fuori dal comune. E quindi sarà un piacere sfogliare questi libri eh, insieme a voi e scoprirlo insieme a voi. E ovviamente questi incontri per me sono anche una, una riscoperta di tanti autori e un approfondimento, perciò anche per questo sono felice di stare insieme a voi e di continuare questa esperienza. E Josef Kudelka, ecco, eh, già il nome fa, fa, un po', fa un po' paura o comunque eh, incude in qualche modo rispetto per quello che ha che ha raccontato nella sua vita, è un fotografo ovviamente ancora vivente, è un fotografo nato nel 1938 ed è come abbiamo detto un riferimento, sarà un piacere scoprirlo insieme. Volevo in qualche modo partire, prima di passare ai libri, vedremo tante immagini come vi ho appena detto, ma volevo partire un po' dalla nostra solita presentazione, quindi condivido come al solito le slide. Che ho preparato rispetto a questo grande autore. Ecco qui iniziamo ovviamente dall'inizio da una foto simbolo che già avete in qualche modo visto dal libro: è una delle foto più famose di Gudelka. Eh, di Avremo poi l'occasione di, di, di vederla nel dettaglio nel, nel libro contenuta nel libro dedicato agli esiliati. E, una foto che apre, apre dei mondi e questo è, è lui Joseph Kudelka tra l'altro ritratto in questa immagine eh, da un altro grande fotografo dell'agenzia Magnum un fotografo anche questo fuori dalle righe eh, eh, estremo come per certi versi estremo è stato anche Kudelka Antoine D'Agata eh, per chi ancora non lo conoscesse ecco magari perché no, cercatelo, guardate un po' delle sue immagini, sono veramente al limite, ma è veramente un autore interessante. E anche lui fa parte dell'agenzia Magnum, e ha avuto il piacere di ritrarre Joseph Kudelka e secondo me l'ha fatto in maniera esemplare, una bellissima, una bellissima immagine. Kudelka, come dicevamo, è nato nell'allora nell Cecoslovacchia, che poi... Eh, ovviamente eh, si è divisa in Repubblica Ceca e Slovacchia. Nasce nel 1938 in, in una regione centrale che eh, si chiama Moravia, si chiamava Moravia e inizia mh, da giovanissimo a ritrarre in qualche modo la, la sua famiglia. Da subito, appassionato, si appassiona di fotografia e, mh, e in qualche modo, ecco, questa era la, la cartina dell'epoca. E la Moravia sta lì al centro. Lui è nato in un paesino in quella regione. E da subito si, si appassiona di fotografia, addirittura il panettiere del, del suo paese, che era un tipo un po', un po strano ma appassionato di fotografia, gli trasmette eh, questo quest amore e Kudelka acquista fa un acquisto da giovanissimo, acquista la sua prima macchina fotografica, una 6 x 6 in Bachelite, e da lì appunto inizia dai ritratti di famiglia e poi piano piano... Nella sua vita si avvicina a quella che poi sarà la sua prima passione, la fotografia di teatro. Ed è una fotografia che da subito appare a chi comincia a seguirlo una fotografia fuori dai canoni rispetto a quella che si era vista in precedenza, ehm, appunto la fotografia di teatro, una fotografia un po' fuori dai schemi. Gudelka dimostra subito in queste immagini di vivere il dramma che si consuma sul palco del, del teatro e genera e delle, delle fotografie. Fuori dal comune, come abbiamo detto, dove i soggetti emergono dal, dal buio, dal nero appunto del palco e assumono delle sembianze eh, molto, molto particolari. Ed eccolo un giovanissimo Cudelka, quando presumibilmente era ancora alle prese con eh, la, la fotografia di teatro, che, come abbiamo detto, è stata la sua prima, è stata un po' la, la, la sua scuola, lui autodidatta e ha affrontato diciamo da subito questa, questa sfida. E addirittura nel, nel 61 all'interno appunto di un teatro ha la possibilità di eh, fare una piccola, una, una piccola mostra che però eh, in qualche modo... Eh, mh, cattura l'attenzione di molti esperti eh, dell'epoca, e di molti curatori. Ovviamente, che succede? Kudelka eh, non può vivere solo, solo di fotografia, anche se è la sua grande passione, e inizia la sua, chiamiamola, carriera. Si trasferisce a Praga da giovanissimo, all'età... Eh, di 16 anni più o meno, e, e a Praga inizia a studiare. E inizia a studiare, inizia a formarsi, frequenta l'università e addirittura diventa in poco tempo ingegnere aeronautico. Ecco, progetta aeroplani e, e, e quant'altro. Però ovviamente era la, la, la sua passione. L'aveva già, già scoperta. La sua passione era da qualche altra parte, era nel mondo della fotografia. Infatti, più o meno negli anni in cui lavora come ingegnere aeronautico, riesce pure a ritagliarsi un po' di tempo per fotografare eh, le comunità dei de, de zingari che all'epoca girovagavano intorno alla sua città e al, al suo paese. E addirittura dal 61 più o meno al 67 realizza tantissime fotografie ritraendo queste, queste comunità e lo fa in un modo assolutamente non scontato, lo fa in un modo eh, che nessuno prima dallora aveva mai fatto, lo fa vivendo in qualche, in qualche modo con loro. E ritorno un attimino sulle slide. Eccole. E queste, queste sono delle, delle, piccole, diciamo, delle piccole istantanee nelle quali viene ritratto Kudelka con i suoi amici dell'agenzia Magnum, sono eh, piccole istantanee. Appunto, lo vediamo insieme al, al grande gruppo durante una foto. Eh, appunto, che li ritrae tutti insieme, eh, lo vediamo insieme ad Alex, ad Alex Web, più sotto eh, mi sembra di riconoscere Larry Tavola, insomma, eh, con i più grandi fotografi eh, di tutti i tempi. E lui, ovviamente, è uno dei capostipiti. Per dire che poi scopriremo come Kudelka, in qualche modo, anche se ha raccontato nella sua vita dei grandi drammi, ha raccontato. E i zingari, gli esiliati, ha raccontato anche la morte, però è un tipo che chi lo conosce lo descrive come eh, un tipo pieno di vita eh, che è sempre pronto a far festa, a festeggiare i suoi compleanni. <ride> Questa foto mi, mi ritrae eh, qualche anno, un paio d'anni fa, a Parigi. andai di proposito a Parigi perché al, al Pompidou era esposta questa bellissima mostra dedicata appunto a Kudelka, qui Kudelka aveva eh, donato al, al Pompidou, aveva donato alcune fotografie app, appartenenti al suo lavoro appunto degli esiliati e in questa mostra erano presenti per la prima volta alcune immagini che, ma, ma, hanno colpito, che mi hanno colpito, non l'avevo mai viste prima. Infatti, per la prima volta, eh, campeggiavano in quella mostra di, di più o meno tre anni fa e ritraevano sempre un cudelca che dorme eh, nei posti più, eh, più disparati. Ecco, queste immagini perché, o, o, oltre ad essere eh, ovviamente originali, mi danno in qualche modo l'occasione per eh, leggervi e leggerci insieme. Eh, qualcosa che mh, descrive Kudelka nel suo, nel suo animo, nel suo profondo, lo descrive prima come essere umano e, e lo descrive attraverso quella che è la sua filosofia di vita, perché come abbiamo detto più volte, poi eh, quello che noi siamo, quello che noi eh, rappresentiamo, si rivede ovviamente in tutte le immagini che scattiamo. Quindi eh, mentre scorrono queste immagini che sono quasi tutte degli autoritratti che si è fatto nei posti più disparati nei quali dormiva, e cerchiamo di, capisce, di capire insieme eh, chi è Kudelka dal punto di vista proprio dell'animo e del, del carattere e del modo di vivere, perché poi tutta questa premessa ci permetterà in qualche modo di capire un po' di più del suo lavoro. E um, è un estratto. Questo è un, uh, un virgolettato. È qualcosa che ha scritto lui e, e campeggia in un, uh, in un testo all'interno di, uh, eh, di un volume che ho di Kudelka. E lui dice: Una volta ho incontrato un grande personaggio, uno zingaro jugoslavo. Siamo diventati amici. Un giorno mi ha detto: Joseph, tu hai viaggiato per così tanti anni senza mai fermarti. Hai visto molte persone e molti paesi, ogni tipo di posto. Dimmi qual è. Quale posto secondo te è il migliore? gli chiede dove preferisesti stare? E Cudelka dice: Io non ho detto nulla. Proprio quando ero sul punto di andarmene me lo ha ridomandato di nuovo. Io non volevo rispondergli, ma lui ha continuato a insistere. Alla fine ha detto: Sai, credo di aver capito tutto. Non vuoi rispondere perché ancora non hai trovato il posto migliore. Viaggi perché stai ancora cercando di trovarlo, amico mio. E lui dice: Io ho risposto, eh, Sei completamente fuori strada. Io cerco disperatamente di non trovare quel posto, e questo è un qualcosa di, di fantastico. e Secondo me ci fa capire tantissimo del kudelka uomo, che era un, eh, un uomo che aveva necessità di viaggiare, aveva necessità di cambiare orizzonte, di cambiare luogo e di cercare sempre cose nuove e le radici. Non, non gli interessavano, voleva, voleva errare. Ecco perché poi questa simbiosi che adesso andremo a scoprire con il mondo dei, dei Rom, dei zingari. E, continuo a leggere questa, questo breve testo. Dopo aver lasciato la Cecoslovacchia nel 70 per l'esilio, per 15 anni non ho lavorato per nessuno, non ho accettato lavori su commissione, non ho mai fotografato per soldi, ho fotografato solo per me stesso. Vivevo... Con il minimo, non avevo bisogno di molto, un buon sacco a pelo che abbiamo visto e continuiamo a vedere nelle immagini che scorrono, e qualche indumento, un paio di scarpe, scopriremo come le scarpe sono importantissime per un fotografo come Kudelka, due paia di calze e un paio di pantaloni per un anno, una giacca e due camicie mi duravano tre anni, non avevo un appartamento, non avevo bisogno, al contrario cercavo di evitare di possedere cose. Ecco qui la, la filosofia di Kudelka viene fuori tutta. Non pagavo l'affitto. Mi resi conto che avrei potuto vivere e viaggiare con i soldi che avrei speso per un appartamento. Quel che volevo di, eh, più di tutto era viaggiare in modo da poter scattare fotografie. Oltre a questo non volevo quel che le persone chiamano casa. Non volevo avere il desiderio di tornare da qualche parte. È una, una frase fortissima ovviamente. Avevo bisogno di sapere che non c'era niente da aspettarmi da qualche parte, che il posto dove avrei dovuto essere era esattamente quello dove mi trovavo in quel momento e che quando non c'era più nulla da fotografare lì, allora era arrivato il momento di partire per un altro posto. Sapevo di non aver bisogno di molto per funzionare, del cibo e una buona dormita di notte. Ho imparato a dormire dovunque e in ogni possibile circostanza. E questo in qualche modo l'abbiamo l'abbiamo scoperto attraverso le foto che abbiamo appena visto e che io con mia grande sorpresa eh, vidi tre anni fa durante questa mostra. Mi avevano così tanto incuriosito che ho un po' mh, voluto capirle un po' di più, sono andato a rileggere eh, un po' di testi che già avevo e questo mh, stralcio mi piaceva condividerlo con voi. Proprio per generare quelle premesse che ci aiuteranno un po' meglio a capire il Kudelka fotografo. Prima lo abbiamo scoperto, anche se solo attraverso queste poche righe, ma molto, molto sostanziose, come uomo. Adesso, piano piano, lo andremo a scoprire come fotografo e sicuro, sicuramente avremo delle armi in più per poterlo in qualche modo eh, capire. Torniamo alle nostre slide. L'avete visto. Seduto eh, su, questa improbabile, su questo improbabile diva, divano con dietro eh, degli insediamenti israeliani. Lui, dopo tanti anni dedicati all'uomo, si è dedicato al paesaggio. Vedete, poi lo, lo scopriremo più avanti verso la fine del nostro appuntamento. Vedete lì c'è una, una macchina fotografica, ovviamente analogica, panoramica, eh, con la quale fotografa da qualche anno. Eh, fotografa i paesaggi e ha fatto tutto un lavoro, lo scopriremo appunto fra un pochino, eh, sul, che, ha, che ha intitolato Wall sul muro. Di separazione tra i territori israeliani e quelli palestinesi. Infatti, sullo lo sfondo lo potete, potete vedere un, eh, un insediamento israeliano. Lui seduto su questo improbabile eh, divano, ma come avete visto prima, gli bastava un sacco pelo, ha dormito negli uffici magnum, eh, sia a New York che a Parigi, ha dormito a casa di amici, non aveva una fissa dimora. Questo è il Kudelka, uomo prima che, eh, che fotografo. Ecco una piccola no, ripetizione di quello che abbiamo appena detto, per 17 anni non ho mai pagato l'affitto, anche gli zingari erano dispiaciuti per me perché pensavano che fossi più povero di loro, di notte erano nelle loro rotte, io ero il ragazzo che dormiva fuori sotto il cielo, ecco questo ci ha comunque ribadito chi era Kudelka. E poi una cosa molto molto simpatica, un buon paio di scarpe, questa è la risposta di... A chi gli chiede quale sia la cosa più importante per un fotografo. Magnifico. Ecco, abbiamo detto mille volte parlando di tantissimi fotografi, quanto sia importante in qualche modo eh, dedicarsi alla fotografia, quindi eh, andare alla ricerca ossessiva delle immagini che poi faranno parte del tuo lavoro. E la ricerca ossessiva la puoi fare solamente camminando tanto, ecco perché eh, Kudelka considera un paio di buone scarpe addirittura più importanti della macchina fotografica, perché attraverso un paio di buone scarpe potrai macinare chilometri e attraverso quei chilometri incontrare quelle scene, quelle immagini che poi ritrarrai, è quindi importantissime, no? come dice lui, le scarpe. E adesso c'è un altro aneddoto che mi piace raccontarvi ed è questo qui vediamo ritrarre, ritratte appunto proprio da Delca, questo è un, un autoritratto, eh, appunto eh, il protagonista sono i suoi piedi e le sue scarpe logore nel 75 in Spagna e mi piace raccontarvi un piccolo aneddoto e il protagonista è appunto quell'Alex Webb che abbiamo conosciuto e approfondito nel nostro primo incontro, li vedete lì sotto che durante una riunione dell'agenzia Magnum Parlichian, ovviamente c'è sicuramente un buon rapporto tra loro e, e questa, questa piccola, eh, questo piccolo passaggio è veramente carino. Tempo fa mi trovavo in metropolitana con Josef Kudelka, che non vedevo da diversi anni, seduto con le gambe incrociate. Improvvisamente Josef si è piegato in avanti e mi ha afferrato la scarpa, girandola per guardare la suola come se volesse accertarsi che avessi camminato abbastanza e quindi fotografato abbastanza. Ecco, ce lo siamo in qualche modo appena detti, ma Kudelka lo faceva veramente, verificava quanto un fotografo attraverso l'usura delle sue scarpe avesse fotografato e abbiamo visto come Alex Webb ha... Anche, anche lui ha nelle sue corde, nella, nelle sue caratteristiche quelle di camminare tanto alla ricerca delle sue immagini migliori. Quindi da quel punto di vista c'era simbiosi tra i due fotografi ed è anche un piacere ogni tanto, come abbiamo visto nelle immagini, vederli assieme che eh, confabulano in qualche modo. Ed ecco. Nasce in qualche modo tutto da qui, nasce tutto da qui perché è vero che Kudelka in stava già fotografando, stava già fotografando da, eh, da qualche tempo, ma è nel 68 che in qualche modo eh, succede qualcosa che lo, in, lo fa diventare fotografo a, tu, a tutti gli effetti. E, Volevo farvi vedere un altro, un altro testo che è molto importante, dal quale poi in qualche modo eh, trarremo alcuni passaggi, ed è, ed è questo qua. È, un, è il testo, si chiama Occhi Aperti, è di Mario Calabresi e, e raccoglie varie interviste. Oh, c'è anche, anche Alex Webb, ma ovviamente c'è anche a proposito di Calabresi, mi ero dimenticato, volevo eh, raccontarvelo all'inizio questo piccolo aneddoto. C'è un'intervista un che Calabresi eh, fa a Paolo Pellegrin, se non sbaglio nel lontano 2006. Eh, nel quale Paolo Pellegrin, mh, par parlando della sua fotografia, afferma e citando quello che è uno dei suoi maestri che è Gil Perez, un fotografo sempre dell'Agenzia Magnum che ha fatto un lavoro bellissimo, Telex Iran appunto, a Teheran eh, nel 79, menzionando lui come uno dei suoi maestri e come un fotografo che ha rotto gli schemi, dopo, eh, eh, il quale, dice lui, dopo il lavoro, dopo questo libro, Telex Iran, eh, bene o male la, la fotografia, o comunque il fotogiornalismo non è più stato lo stesso, e menziona altri due fotografi, che Hanno segnato un'epoca, uno è Robert Frank con il suo The Americans e appunto un altro è Kudelka con i zingari, con il lavoro sui zingari. Ecco questo piccolo aneddoto, non ve l'avevo raccontato all'inizio, ma mi dai là appunto per leggervi e per introdurre. Il racconto sull'invasione di Praga attraverso alcuni passaggi che Calabresi ra raccoglie dalla viva voce di, di Kudelka. E adesso ce le andiamo, mentre scorrono le immagini, ce le andiamo a leggere insieme, che sono molto, molto eh, interessanti. Questa, ovviamente, è una delle tante mostre che mh, sono state dedicate all'invasione all di Praga. E, e qui, nel, proprio inizia così l'intervista a, a Kudelka. Intanto comincio a, a leggerla. Il telefono squilla alle 4 del mattino. Rispondo. Un'amica grida: sono arrivati i russi. Pensano a uno scherzo e riattacco. Suona una seconda volta: non ci credo e riattacco di nuovo. Alla terza telefonata, la voce urla: apri la finestra e ascolta. Mi alzo, metto la testa fuori per due minuti e sento il rumore degli aerei militari. Capisco che sta succedendo qualcosa, mi vesto in fretta, prendo la macchina fotografica e tutte le pellicole che mi sono rimaste. Ero tornato solo un giorno prima dalla Romania dove, dove ero stato a fotografare i zingari. Scendo in strada, comincio appena ad albeggiare, istintivamente mi dirigo verso la sede della radio, a meno di un quarto d'ora da casa. I russi erano andati alla radio anche nel 1945, ma allora erano venuti per liberarci. Adesso la storia, come scopriremo, è un po' cambiata. I russi eh, non, non, non si recano a, a Praga per liberarla assolutamente, ma per rimarcare la, la loro presenza. E questo qui stiamo vedendo nelle, nelle slide, stiamo vedendo un po' di immagini relative alle mostre che abbiamo detto e questo bellissimo libro. Che è stato stampato eh, a più riprese da più case editrici, c'è anche la versione italiana edita eh, da Contrasto. E vedremo, nelle slide vedremo alcune delle immagini che sono contenute all'interno di, di questo bel libro. E lui continua, Cudelca continua nel suo racconto a Calabresi. La prima cosa che vedo è un'automobile d'epoca con il tetto scoperto che suona senza sosta il clacson per svegliare la città. A bordo ci sono tre ragazzi e una ragazza con una bandiera cieca. Gridano la stessa frase che ho sentito al telefono, sono arrivati i russi. La foto della macchina in corsa che percorre Stalin Avenue è la prima che Kudelka, a 30 anni, scatta quel 21 agosto del 68. La prima di 200 rullini, più o meno a 5.000 fotografie scattate in quei giorni di invasione. La prima di uno dei più grandi reportage della storia della fotografia. Ecco perché eh, Paolo Pellegrin eh, lo menziona comunque Kudelka tra i fotografi che hanno segnato un'epoca per quanto riguarda il, il fotogiornalismo. No? E allora, dove ero arrivato? Allora, la prima di uno dei più grandi reportage della storia della fotografia, la testimonianza della repressione della primavera di Praga nel sangue. 200 pellicole che costeranno al suo autore 20 anni di esilio. Ovviamente eh, poi più avanti scopriremo che Kudelka sarà costretto a lasciare Praga eh, più o meno un anno e mezzo, due anni dopo, per paura di essere riconosciuto dal regime sovietico come autore eh, di quelle immagini e quindi abbandona, eh, lascia Praga, lascia la sua terra e ci rifarà ritorno solamente tantissimo tempo dopo. Qui intanto scorrono, eh, lascio scorrere le, le bellissime immagini che documentano eh, quel periodo. Continuo a leggere questi passi che sono davvero interessanti. E, allora, i soldati all'inizio parla, parla dei soldati russi, erano i soldati all'inizio erano confusi e disorientati, non sapevano, non sapevano dove fossero, erano sorpresi che non li volessimo. Erano giovani come me e ho pensato che vivevamo sotto lo stesso sistema. Un giorno poteva toccarmi la stessa sorte, trovarmi su un blindato da qualche parte a Varsavia a Budapest. Eh, lì si vede che fumano, discutano e scrutano i volti delle persone nelle finestre e sentono ripetere lo slogan vai a casa o Ivan, ti aspetta Natasha Era, ovviamente erano gli slogan che come possiamo intravedere da questa foto i cittadini di Praga rivolgevano verso quelli che consideravano invasori anche se ovviamente appartenevano in qualche modo alla stessa sfera di influenza ecco, eh, il, il il presidente, eh, il presidente del, della Cecoslovacchia aveva in qualche modo eh, aperto a delle, a delle riforme. E questo, ovviamente, non era andato bene all'Unione Sovietica, e ecco perché l'intervento eh, dei car e appunto dei russi a ripristinare l'ordine. Ma la, la sorpresa, appunto, che scopriamo in queste righe, che ci racconta Kudelka, in queste bellissime immagini, la sorpresa è che. Il, il popolo uh, cecoslovacco non, non, non li accetta, non, non li vuole e li respinge, cosa che invece i russi non si aspettavano. E, e tutto è chiarissimo da, da queste immagini: tutto è chiarissimo. E la, la Kudelka mette a fuoco l'uomo che dirige l'operazione, poi si arrampica sul blindato e comincia a scattare immagini della popolazione. E questo è interessante perché le foto diventano come. Eh, un film in cui la storia adesso è vista dal punto di vista opposto con lo sguardo di un soldato russo sono stato fortunato che non mi hanno fatto niente ma all'inizio c'era grande confusione e nessuno era preparato quindi Kudelka come potete vedere anche da queste immagini a volte sale sui blindati e eh, sui carmati russi e documenta dal loro punto di vista quello che sta succedendo eh, nella sua città e quello che i suoi concittadini stanno facendo con le bandiere della Cecoslovacchia che sventolano e che in qualche modo rifiutano l'invasore. Vedete, qui Kudelka dimostra subito con il suo 28 mm, scopriremo che ancora tutto il, il discorso relativo e le fotografie realizzate eh, con i zingari sono fatte con un 28 mm poi cambierà leggermente eh, negli anni dell'esilio ma qui sta fotografando ancora col suo grandangolo preferito e è dentro la scena quello che caratterizza Kudelka e l'ha caratterizzato da subito anche durante le foto fatte in teatro è che a lui piace stare dentro la scena e solo così può raccontare Quei, quelle settimane, quei giorni eh, drammatici, e solo così restituisce alla storia un documento unico, incredibile. Vedete, è praticamente sopra o accanto i, i blindati russi e raccoglie l'astio dei suoi concittadini che si rivolgono senza paura all'invasore. Per tre giorni eh, testimonia la repressione, i funerali delle vittime, la protesta che, fa, che si fa sempre più silenziosa. Qualcuno ha l'idea di distruggere la segnaletica, scompaiono addirittura improvvisamente i nomi delle vie e delle piazze, i numeri civici, per, perfino le targhette sui, sui citofoni. La città diventa anonima. Questa era una sorta di protezione da parte del, dei cittadini no, di Praga per non farsi scoprire. Praga è una città morta che gli ospiti indesiderati... E il motto diventa il postino trova l'indirizzo il bastardo no. Il secondo giorno i russi mi hanno visto che fotografavo i tank da una finestra, hanno pensato che era un cecchino e allora sono entrati nel palazzo per venirmi a prendere. Ecco qui, Kudelka se l'ha vista eh, parecchio, parecchio brutta, bellissima questa immagine eh, che eh, cattura. Eh, questo che, che all'apparenza sembra un tranquillissimo no? eh, signore, addirittura con la sua borsetta da ufficio che lancia un mattone verso il blindato russo. Il secondo giorno, allora, appunto, eh, credendolo un cecchino sono entrati addirittura nel palazzo per venirmi a prenderla. Qui appunto, qui Koudelka se, se la rischia ma riesce a sfuggire. Mi sono salvato scappando, dice Kudelka dai tetti, ma prima ho consegnato tutti i rullini a un ragazzo per chi le mettesse in salvo. Quindi la prima parte del suo lavoro viene affidata a un, uh, un ragazzo, un suo conoscente, per, uh, per mettere in salvo il, uh, il lavoro che stava, che stava facendo. Ovviamente parliamo di foto pericolosissime dal punto di vista di quello che stavano raccontando. Kudelka scatta senza sosta ma non sviluppa nulla, non c'è tempo, comincerà a farlo solo un mese dopo, quando tornerà dal ragazzo per recuperare le pellicole, però scoprirà che quello le ha mandato a Vienna, a Radio Free Europe. Mi arrabbiai, disse Kudelka. Non volevo, non mi interessava, fotografavo per me stesso, per la memoria, per la memoria, scusate, non per un giornale, non avevo scattato per pubblicare. Ecco, questa è un'altra caratteristica che tornerà spesso che accompagnerà Kudelka per tutta la sua vita e per tutta la sua carriera. Anche durante la collaborazione con l'agenzia Magnum, Kudelka era un fotografo un po' atipico, rifiutava assegnati, rifiutava servizi fotografici di moda o eh, di, di reportage diciamo, più spiccio, rifiutava l'assegnato. Lui ha sempre amato e ha sempre voluto sentirsi libero. Questa è una costante che l'ha accompagnato e lo, lo accompagna tuttora. Ecco perché dicevo, capendo un po' la filosofia e l'animo del fotografo, poi capiremo insieme tutto tutto il lavoro. Continuiamo a scorrere ovviamente le, le foto che sono bellissime insieme ai racconti eh, dell'intervista di Calabresi. Ecco, vedete, quello che stupisce è lo stare lì, al ridosso eh, della scena e la, la, siamo arrivati al punto e l'immagine è bellissima qui dall'alto lui si è arrampicato insieme ai manifestanti eh, e, e sta lì insieme a loro durante gli scontri e la, la, per, diciamo che ecco, è rimasto un po' scottato da questo fatto che le pellicole sono state mandate senza il suo permesso, permesso all'estero però lui ovviamente continua a scattare e accumulare fotografie accumulare rullini e... E dopo due settimane ci racconta Calabresi, eh, Kudelka riesce a tornare a Vienna, ad andare a Vienna, quindi ad uscire dalla, da, da Praga. Aveva un passaporto ottenuto durante la primavera di Praga, recupera le foto e se le riporta a casa, quindi recupera tutto il suo materiale. Solo un mese più tardi, dopo averle stampate, si farà convincere da un'amica a darne 5 a un curatore eh, di una testata giornalistica che le porterà al presidente della Magnum, all'epoca il presidente della Magnum era Elio Tirwit e ecco queste foto storiche che sono diventate eh, fortemente rappresentative di quel periodo storico entrano per vie traverse nell'agenzia fotografica più grande del mondo e dalla dalla Magnum li fanno sapere che vogliono i negativi. Non avevo ovviamente lui Cudelca dice che non avevo nessuna voglia di consegnare tutto il mio lavoro ad altri, ma la mia amica, che era la critica d'arte, mi convinse che erano delle persone serie. I negativi arrivarono in, Ameri in America nella valigia di un medico che era venuto a Praga per un congresso, proprio in perfetto stile eh, spionistico, insomma. Per anni rimasero anonime. Sul retro delle stampe, nell'archivio di Magnum, c'è un timbo con, con scritto Pippi che sarebbe... Eh, fotografo praghese in pratica. E eh, Poi solo nel 1984 appena è stato aggiunto il nome. Ho visto le mie fotografie, dice Kudelka eh, con grande sorpresa: ho visto le mie fotografie pubblicate a Londra nel primo anniversario dell'invasione dell'agosto del 69. Era una domenica, ero appunto a Londra per seguire e fotografare un gruppo teatrale del mio paese. Uno di loro comprò il Sunday Times. E cominciò a sfogliarlo. Io riconobbi i miei scatti, l'emozione era grandissima, ma non potevo dire niente. Rimasi in silenzio cercando di non tradirmi. Dovevo tornare a casa e non potevo rischiare, ma il giorno dopo riuscii a, a contattare l'agenzia Magnum e loro ebbero l'idea di farmi una lettera con cui mi invitavano a fotografare gli, gli zingari dell'Europa occidentale. Quindi Gudelka torna a Praga, dove grazie a un amico al Ministero della Cultura Riesce ad avere il permesso di espatriare per tre mesi e, nel, il, al, nel 20 maggio del 1970, lascia definitivamente eh, la sua terra. E ci farà rientro solo nel 91, quindi addirittura dopo più di vent'anni. Ecco che questa separazione del, dalla sua terra, che potrebbe in qualche modo sembrare drammatica, invece per Pudelka diventa un'occasione, diventa un'occasione per intraprendere i suoi viaggi, diventa un'occasione per girare il mondo, per scattare e per fare i suoi lavori. Ovviamente eh, perde molto, Kudelka perde molto, perde, eh, perde il contatto con i suoi genitori, con la sua famiglia, rivede forse una volta solo eh, il padre prima della, della sua morte, ma anche il padre in qualche modo lo aveva incoraggiato ad andare via, a prendere, eh, il, ad uscire da, da, da quel posto che comunque era diventato molto difficile, a spiccare il volo. Infatti, Kudelka, eh, comunque anche da giovanissimo, abbandonò la sua, la sua famiglia per andare a Praga, che aveva 16 anni, era abituato, e anche la famiglia era abituata a questo, a questo stile di vita. Proseguiamo con le ultime foto di. Dedicate all'invasione di Praga, che sono bellissime. Eh, in, queste, in queste qui raccoglie lo sgomento delle, delle persone e le, le facce sbigottite. Sono son foto che, dal punto di vista della documentazione, raccontano veramente tanto: raccontano e raccolgono eh, il dolore no, delle, delle, dei praghesi ancora alcune immagini molto molto ravvicinate vedete come il soldato sta guardando sia la ragazza che di spalle ma evidentemente anche Kudelka che sta fotografando. Ovviamente alcune foto inevitabilmente eh, risultano eh, mosse e eh, leggermente sfocate, ma erano momenti di concitazione e anche questo micromozzo lo racconta e valorizza e amplifica appunto il, il concetto, vedete la, anche la distruzione della, della, della città. Ecco, la forza di Kudelka è stata sempre fino a, agli ultimi anni, è quella no, dove ha cambiato completamente... Eh, soggetti, adesso si sta dedicando come abbiamo detto a fotografare i luoghi, i panorami, ma la, la sua forza da sempre è stata quella di raccontare le persone, il loro volto e il loro animo. C'è un altro testo che ho trovato molto molto interessante eh, che racconta un po', ci aiuta a capire e il contesto storico di quegli anni. C'è cioè, chi, chi ha scritto che furono prima di tutti gli scrittori, e quindi non i fotografi come no, Kudelka, a raccontare quel periodo. Furono gli scrittori che per primi iniziarono a chiedere più libertà. Eh, così facendo espressero anche i sentimenti e desideri di tutta la società il discorso di Milan Kundera a sostegno della libertà di espressione al quarto Congresso dell'Unione degli scrittori cecoslovacchi nel giugno del 67 è così potente eh, Kundera diceva tutta la soppressione delle opinioni inclusa la soppressione forzata di opinioni sbagliate è ostile alla verità nelle sue conseguenze, perché la verità può essere raggiunta solo attraverso un dialogo di opinioni libere che godono di pari diritti. Qualsiasi interferenza con la libertà di pensiero e di parola, per quanto discre di discreta la meccanica, la terminologia di tale censura, è uno scandalo in questo secolo. Ecco che prima appunto del racconto dei, dei fotografi c'era il racconto e gli appelli del, eh, del movimento culturale tutto. Appunto della Cecoslovacchia, e, e come dicevamo prima, il, il presidente Dubček raccoglie eh, questo appello e in qualche modo avvia una sorta di socialismo dal, dal volto umano, chiamiamolo così, che però non andava a genio ai russi, che appunto eh, nell'agosto del 68 invadono Praga. Da qui, eh, se vogliamo, inizia tutto o finisce tutto, e a raccontarcelo sono. Queste immagini, ma soprattutto l'ultima che vedremo insieme. E ho trovato ehm, alcuni contact sheet. Ecco, ho detto più volte: è interessantissimo vedere il lavoro che fanno, eh, il lavoro d'avvicinamento dei fotografi ai scatti che poi diventano unici, che diventano eh, quelli che segnano la storia. C'è un bellissimo libro, appunto, che si chiama eh, Contact Sheet. E appunto, raccoglie le più grandi fotografie dei, dei fotografi Magnum. E insieme alla, alla, alla fotografia diventata famosa, accanto c'è il provino a contatto che testimonia come il fotografo è arrivato a quel risultato. E qui addirittura in un rullo Cudelka eh, ne segna addirittura, se non sbaglio, sei di fotografie eh, buone che poi veicolerà in qualche modo. Eh, addirittura la 1 e la 2 le possiamo poi vedere nelle immagini successive. Vedete la 1 potentissima, questo soldato russo che punta il fucile contro eh, un, eh, un abitante di Praga. Eh, eh, C'è cioè questa sfida no? impari tra il soldato armato e il, eh, il personaggio praticamente eh, privo di tutto. E poi c'è quest'altra bellissima immagine, una città devastata alla resistenza dei, dei cittadini che portano avanti la loro, la loro bandiera. Anche questa, se non sbaglio, faceva parte eh, della serie, sì, è la 6, vedete c'è la 6 al centro del, del provino e poi... L'immagine più grande: questo pugno alzato, simbolo anche questo, di resistenza con i soldati sullo sfondo e una città ormai in fiamme. Ed eccola qua la foto di cui eh, volevo parlarvi prima di passare al lavoro eh, sui zingari. Ecco quella foto. La, 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 con con l'orologio ne, ne ha scattate. Tre eh, in sequenza, un verticale e due orizzontali. E prima di scattarne un'altra, le vedete sulla destra con il, con il braccio del, del personaggio che aveva coinvolto in questo scatto, che è ormai è eh, fuori dall'inquadratura. L'immagine è questa: è un'immagine che è diventata storica, eh, dove si vede eh, una praga deserta e quell'orologio che scandisce. Eh, un, un, tempo, un tempo che in qualche modo si è fermato. Un'immagine, se vogliamo, che è anche molto legata ai tempi che stiamo, che stiamo vivendo. Eh, stiamo vivendo una sorta no, di bolla di sospensione, eh, un qualcosa di non ben definito. Questa immagine è molto aderente anche alla nostra situazione attuale, a mio avviso. E lì, tramite questo polso che indica un orario dove tutto si è fermato in quel momento, Kudelka ci cioè, racconta in un'immagine sola tutto quello che stava succedendo eh, nella, nella sua città. E questa è la spiegazione, se vogliamo. Di quella foto. Il braccio maschile davanti alla spianata di San Venceslao è una delle immagini simbolo della repressione di quel socialismo così diverso dal modello sovietico. L'orologio indica l'ora, le 12.22, di quella che avrebbe dovuto essere una manifestazione di protesta il giorno dopo l'invasione sovietica. L'appuntamento del 23 agosto era in realtà una trappola, una provocazione di Mosca per radunare gente in piazza e poter scatenare incidenti che avrebbero giustificato l'ingresso dei soldati sovietici a Praga. Grazie a un passaparola nessuno si presentò e la foto lo testimonia. Il tempo scorre, ma la storia si è fermata. Ecco che in, questo, in questa frase, in grassetto, possiamo ritrovare, perché no, no alcuni, alcune somiglianze e similitudini con il periodo, come dicevo prima, che stiamo vivendo in questi giorni, c'è cioè questa sorta di blocco, no, di, la, la storia in qualche modo si è un attimino fermata e in quei giorni effettivamente Kudelka racconta questo. Adesso questa piccola frase per introdurci al lavoro forse più grande no, di Kudelka, quello appunto su, sui zingari. Non ci sono buone foto senza una buona composizione. Inizialmente era un ingegnere aeronautico, come, posso vo come possono volare gli aeroplani solo attraverso l'equilibrio? Ecco che Kudelka... Afferma che è l'equilibrio a tenere in piedi non solo gli aeroplani, ma ovviamente, nel suo caso e nel nostro caso, un'immagine. Attraverso l'equilibrio, attraverso la composizione, e lui vuole raccontare i zingari innanzitutto e poi tutto quello che, che verrà. Il lavoro lo scopriremo adesso attraverso. Il bellissimo libro che vi farò vedere però voglio eccola voglio iniziare da, da questa immagine la vado intanto a cercare nel nel libro ve lo faccio in qualche modo ve lo faccio vedere già è, è una delle questa se non sbaglio è proprio la prima immagine del libro e tramite questa mh, voglio in qualche modo studiare insieme a voi la composizione l'equilibrio che c'è in questo in questo fotogramma e, mh, vi faccio Vedere il libro, eccolo qui, questo qua, è un libro, questa è un'edizione del 1975, ecco che un po' da manioco quale sono, ci ho messo la, la copertina per preservarlo un pochino, però è un libro veramente ormai che ha parecchi anni, insomma. e Andiamocelo, andiamocelo a vedere, andiamocelo a vedere nel, nello specifico, ce lo andiamo a sfogliare e iniziamo proprio da, da quell'immagine ok questo che vedete ora fa parte del libro un altro bellissimo libro degli esiliati adesso passiamo e ce lo sfogliamo tutto sperando di fare cosa gradita a tutti quanti ecco qua vedete ci sono un po le pagine che cominciano a essere ingiallite e rovinate ma ci sta insomma no? In un libro abbiamo detto appunto del stampato nella la prima edizione sarà stampata nel 1975. E le foto, queste foto, le foto contenenti eh, nel libro sono state realizzate tra il 62 e il 68. Quindi quando lui inizia a lavorare come ingegnere, abbiamo detto, ma nello stesso tempo si appassiona alla fotografia, comincia a girare, a seguire eh, queste comunità erranti per la sua terra. Poi, ovviamente, nel 68 eh, succede, c'è cioè, quell'orologio che ferma il tempo e che cambia la vita eh, di Gudelka. Ecco la prima immagine. Parlavamo di equilibrio, esaminiamola magari insieme, eh. è comunque eh, curioso e divertente. Ci sono tutti i triangoli qua. Abbiamo detto spesso che il triangolo è uno scamotaggio compositivo che comunque permette un discreto risultato. Vedete, ci sono tre soggetti su due piani differenti a determinare un triangolo. Ma questo non è il primo triangolo che c'è in questa fotografia. Ce ne sono magicamente tantissimi altri. Quelli dettati anche no, dal costato tirato indietro no, da, da questi bambini che volevano giocare col fotografo e poi ci sono anche tutti questi. Se potessimo disegnare con un pennarello rosso, no, come faccio fare spesso durante i miei corsi, queste immagine verrebbero fuori tutti i triangoli e incredibilmente. Assortiti nell'immagine e come poi vedremo, tantissime delle immagini di Kudelka si strutturano perché no anche in questo modo. E um, questa, per, questo, questo, quello di Kudelka e, e dei zingari è un, è un viaggio, è un, è un viaggio di, di vita. Si parte dalle prime immagini, vedete questa immagine sembra una Madonna che tiene. E imbraccio no, il suo figlio e c'è la natività in qualche modo, c'è la forza dell'elemento femminile, c'è la maternità, appunto, c'è il senso di famiglia. Questo di Gudelka è un lavoro, è un viaggio: è un lavoro che racconta la vita, parte da queste prime immagini dove, appunto, eh, c'è la nascita della vita e poi vedremo come piano piano. Il lavoro si fa in qualche modo più drammatico fino a raccontare la morte. Qui siamo di fronte, come abbiamo detto, eh, a un'abilità compositiva fuori dal comune. Qui c'è una grande dinamicità dettata da questo primo livello, no? il, il ragazzino che entra nella scena e tramite la sua, il suo movimento detta dinamicità. A tutto, tutto il, il fotogramma anche attraverso la, la sua ombra. C'è un livello successivo, è quello della famigliola, qui c'è di nuovo un triangolo. Il triangolo è anche qui nelle braccia della mamma che si copre il volto. Poi ci sono i due volti del bambino e che si incrociano con quello della mamma. E ci sono, il fotogramma è molto molto variegato, c'è questa strada poi che prosegue. Qui è un'altra foto dove c'è una grande dinamicità, questi bambini che giocano, si divertono e che scivolano lungo questo terreno ghiacciato, presumibilmente o comunque scivoloso. E anche qui la disposizione dei soggetti è accuratissima, nonostante sia un attimo sia un, un momento sia... Veramente difficile pensare alla composizione in contesti così che si evolvono così velocemente. Però nessun soggetto si sovrappone all'altro. È una cifra stilistica di Hudelca, non solo ovviamente, ma in questo caso eh, ci racconta chi era il fotografo. Ecco il rapporto generazionale, ecco la vita. No? Il giovane, il vecchio nello stesso fotogramma, c'è un confronto c'è una vita insieme, c'è una comunità nonostante tutto. Ecco, le, le, eh, i, i Rom e gli zingari si muovevano, erano nomadi, ma stavano insieme, c'era una vita insieme. E come, almeno a mio avviso, sono considerazioni ovviamente personali, la fotografia, la bellezza della fotografia è proprio questa, che ognuno poi in qualche modo, perché no, ci ritrova delle cose sempre diverse. Io per esempio nel... Ho visto molte foto di questo libro, adesso le vedremo insieme, questa ne è un esempio. Vedo sempre dei, molto spesso dei soggetti che tengono in braccio altri soggetti. Ecco, questa è l'esaltazione della vita di una comunità. Kudelker è innamorato di questa comunità, tant'è che vive per anni insieme a loro, dormiva con loro, condivideva la musica, condivideva tutto, non era un fotografo che faceva il suo servizio e se ne tornava a casa anche foto un po' all'apparenza più semplice, no? di, eh, dove il paesaggio spicca, però ci sono delle, delle linee guida che aiutano l'occhio dello spettatore, la famiglia, forse la cerimonia in quel caso. Guardate che bellissimo ritratto, ecco la cerimonia, ovviamente anche un percorso, il libro, non l'editing di un libro, questa presumibilmente la stessa bambina o anche no, si percepisce una cerimonia. Che rivediamo qui lo stesso mazzo di fiori, lo rivediamo poi nella bambina che festeggia e quale migliore occasione se non farsi ritrarre da un compagno, e guardate qui il famoso triangolo di cui sopra ci sono i frame, no? le, 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 le cornici, e poi c'è questo triangolo. Vedete quante volte ricorre in qualche modo a questo stratagerma compositivo. Come questa è una foto che richiama già due o tre immagini che abbiamo visto prima di una comunità di persone che tengono sempre tra le braccia degli altri soggetti. C'è una vita, una comunità, c'è la musica e poi c'è l'abilità compositiva che ovviamente Kudelka dimostra subito, erano gli anni 60 insomma. Eh? E vedete i soggetti, non ce n'è uno sovrapposto all'altro, c'è una disposizione incredibile. Ecco qua altri, altri ritratti no? che raccontano eh, la, la, la vita di quelle persone, meravigliosi. Anche qui c'è una dinamicità rispetto no? alle linee, la replica dei due soggetti che hanno più o meno la stessa eh, postura. E questa foto richiama in qualche modo a quella successiva, non sarà sicuramente lo stesso muro, ma la texture è la stessa, c'è un soggetto che stavolta guarda dritto in faccia al fotografo. Questa è un'altra immagine che ha molto molto a che fare, a che vedere con la prima, una delle prime che avevamo in qualche modo visto, no? il bambino che, che si dirige, che entra nella scena e si dirige verso la mamma, il bambino che entra nella scena e si dirige verso i familiari. Anche qui c'è una, una struttura compositiva già buona rispetto alle no, abitazioni, ma poi c'è questa comunicazione, se vogliamo anche qui questo triangolo, questi tre soggetti che comunicano l'uno con l'altro. Nessuna immagine è come dire, lasciata lì al caso. Un'altra. Un'altra foto, un papà di spalle che porta in braccio la, la sua bambina, ne abbiamo già viste tante, no? abbiamo già fatto una riflessione rispetto, rispetto a questa. Immagini anche un po' più descrittive, il libro ovviamente è un libro fotografico, un editing è anche fatto di pause, di foto più descrittive rispetto al paesaggio. Questa è una foto che secondo me ci introduce dopo un un'esaltazione della vita, della nascita tanti bambini, anche se vogliamo tanta gioia, questa è un po' un'immagine di rottura. C'è il condannato a morte, c'è l'esiliato in un mondo di esiliati che viene quasi rapito e agganciato da questo arpione e trascinato via, c'è il distacco tra la comunità che è sempre stata insieme coesa e questo che Soggetto che è diventato improvvisamente un soggetto che abbandonerà quella comunità e che probabilmente eh, dovrà scontare o una lunga pena o addirittura la morte. Quindi c'è anche questo distanziamento sociale, questo che sembra essere in qualche modo un gancio no? che se lo porta via. Ed eccolo bene o male, il preludio a un qualcosa. Ecco, No, la morte che dicevamo prima, la religione che in qualche modo eh, va a scandire alcuni momenti e poi il, il funerale, un altro momento. Ma Kudelka ci dimostrerà adesso nella seconda parte del libro che la morte fa parte della vita, non è un qualcosa eh, da cui eh, i, i, gli zingari eh, scappano. La, credo che l'abbiano in qualche modo metabolizzata, lo vedremo nelle foto finali. E qui parte una serie di ritratti eh, bellissimi in interni, e, e sono ritratti non assolutamente mai scontati, nel senso che qui c'è l'uomo in piedi, la donna seduta, ma c'è quest'altro soggetto a legare i due volti. Vedete il discorso che dicevamo prima no? del triangolo qui ritorna e lo fa semplicemente Cudelca utilizzando un qualcosa di attaccato alla parete. Vedete come cambia il rapporto e l'equilibrio di cui parlava prima nell'immagine con Essenza. e senza. Ne vedremo molti altri. Qui si inizia tutta una serie di ritratti dove c'è un racconto più intimo della famiglia nomade. Anche qui c'è un rapporto sempre con delle preesistenze molto spesso che raccontano di quanto la religiosità, di quanto le, 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 la religiosità sia importante nella vita, e seppur errante, di queste, di queste persone. Ritratti molto intimi, familiari, quasi, diventa quasi un, 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 diario, diventa un, un diario di famiglia questo, questo racconto eh, sta diventando. Anche qui... Se volete, no? l'oggetto di prima c'è anche qui, e anche qui va a collegare visivamente i due soggetti. E anche qui, in qualche modo, no? c'è, se vogliamo, delle forme che richiamano ai famosi triangoli. Questa è un'immagine incredibilmente potente, forse una delle più conosciute del libro, del lavoro c'è la, la forza, la fierezza eh, di questa comunità nel viso e nei corpi di questi due, due soggetti, c'è un'armonia, sembrano quasi collegati insieme, sembra quasi essere un solo soggetto, a no? eh, mio avviso molto, molto bella, È meravigliosa, interni, assolutamente, ogni tanto eh, no? anche Pudelka eh, si prende delle piccole pause nel, nel suo libro. Ed ecco qui che cosa ritrovate. Eh, la, la, la risposta lo so che me la state dando. Si ritrova il triangolo, quindi i livelli differenti di disposizione tra i soggetti e il triangolo che fa comunicare. Vedete, come anche Cudel che è Kudelke, attento a quello che c'è intorno ai tre soggetti, no? la, in questo caso la struttura in legno che sorregge. Il pergolato, comunque la, la, la struttura, questo fa parte della composizione. Ovviamente non è lasciato lì al caso, è quasi un contenitore de, dell'immagine. Vedete il volto bianco della, della bambina come si esalta nel nero scuro del, del portone. An ancora tre soggetti, ancora. Vedete come il grandangolo, il 28 mm che Kudelka ha usato per questo lavoro, gli sia servito tutto. Infatti Kudelka dice in varie interviste dice che dentro questi eh, posti eh, piccolissimi, strettissimi, se non avesse avuto il 28 mm non avrebbe potuto fotografare quello che voleva e quindi la comunità, il, eh, i vari soggetti. Anche qui vedete tre soggetti che in qualche modo comunicano, come comunica a mio avviso questa foto con la successiva. Guardate lui come è somigliante agli altri due. Qui c'è una replica, la, le, le due mani poggiate sul viso e i due volti incredibilmente simili, come erano simili rispetto al precedente. Qui la carta da Parati fa da filo conduttore fino ad arrivare... Al, al bambino. Ecco qui l'esaltazione del grandangolo in questa foto meravigliosa, lui che riprende dal basso, la scena si apre, c'è la musica, sembra quasi di sentire no, i suoni e la festa, perché la, la musica che producono, Kudelka, eh, ci fa vedere gli effetti della musica che loro producono attraverso il riflesso, c'è un ballo, c'è una festa in qualche modo, questo riflesso è potentissimo. Qui c'è Gesù Cristo, qui c'è no, la Madonna e qui ci sono i soggetti che ballano e che si divertono in questo frame. Qui c'è un altro quadro, guardate quanto è articolato e quanto lui è stato attento a non sovrapporre neanche uno di questi soggetti. È un'immagine molto molto complessa se pensiamo a quanto era angusto quel luogo. Alza la fotocamera, pensa all'inquadratura e gestisce i soggetti in una maniera incredibile. Un'immagine un attimo anche di respiro, questo ragazzo che, che sorride, e questa che poi ritroveremo questo affacciarsi di Kudelka nelle stanze è quasi un invito per lo spettatore ad entrare in questo mondo che è invece, eh, diciamo, chiuso, se vogliamo, o quantomeno, non c'è forse troppo interesse a scoprirlo, invece, lui tramite questi montanti no, della porta che ospita il soggetto ci invita ad entrare dentro, ci invita a scoprire questo mondo. Un'altra foto dove il grandangolo vedete anche attraverso la deformazione no, delle linee cadenti ci dimostra quanto questo obiettivo fosse fondamentale per raccontare così tante vite. Vedete come c'è comunque sempre anche nella nella verticalità dell'immagine c'è un percorso no? che inizia dalle gambe e prosegue attraverso tutti i volti dei bambini fino ad arrivare a quello della mamma. Con questa anche è meravigliosa dal punto di vista proprio della disposizione dei soggetti, c'è uno sguardo frontale verso il, il fotografo, lui che guarda e si dirige verso il soggetto, lui che è dalla parte opposta e lei che incrocia il suo sguardo c'è una dinamicità e un movimento che è tanto 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 forte. C'è il soggetto scuro sull'elemento chiaro, ecco i fotografi che ragionavano in bianco e nero, perché ovviamente usavano solo pellicola in bianco e nero, sapevano benissimo che il soggetto scuro su uno sfondo chiaro si esalta come si esalta anche un soggetto chiaro sullo sfondo scuro e quindi questi due funzionano tantissimo e funziona tantissimo la dinamicità no? e i livelli. Eh, vediamo che spesso si ripetono le stesse dinamiche compositive alla ricerca di quell'equilibrio di cui sopra. Immagine simbolo del lavoro, questi gitani no? che fanno musica, vedete anche un tema ricorrente, la musica, la festa. Quello che poi è Kudelka, perché Kudelka, chi lo, lo ha conosciuto, lo descrive come un personaggio che ama far festa. Questa è un'immagine dal linguaggio, a mio avviso, addirittura più moderno, no? dove ci sono delle diagonali, c'è un controluce, c'è un, um, un soggetto tagliato, c'è tanta dinamicità, ma con un linguaggio leggermente diverso e forse un po' più spinto rispetto a tutto il resto del lavoro. Eccoli, no, un'altra immagine dove c'è l'invito ad entrare attraverso questi montanti delle porte. No? Quindi Kudelka ci invita a entrare nel loro mondo. E guardate anche qui come la disposizione dei soggetti non è casuale, ovviamente. Uno, due, tre, ma soprattutto il triangolo, no? Quel triangolo che abbiamo visto sempre e più volte caratterizzare le immagini e i ritratti di questo grande fotografo. Questa è un'immagine eh, forte, no? questo ritratto è quasi spettrale. Secondo me comunica molto molto bene con l'immagine successiva. Sembra di vedere un rapporto generazionale, no? la bambina che poi in qualche modo comunica con il, il ritratto, magari di una familiare, di una nonna, o comunque le, 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 la, la, la gioventù e la vecchiaia altro ritratto di famiglia sempre molto ben articolato vedete poi è molto interessante vedere il contesto in cui si viveva no? in pochi metri quadri con tutti questi eh, mobili anche qui il ritratto diciamo, è semplice ma i simboli cominciano a essere forti e, comincia, e, e le conferme rispetto alla comunicazione tra gli elementi ce ne sono ecco un'altra immagine da è un invito, no? Questo è un ritratto bellissimo. Tutta quasi la comunità qui a farsi fotografare all'interno eh, di questa stanza, la scopriamo, lo spettatore la scopre, ma l'invito è fatto attraverso quest'altro personaggio che è dall'altra parte, in un'altra stanza, c'è questa sedia che dà equilibrio all'immagine, c'è cioè lui e soprattutto a me piace tanto, una cosa mia personale, la dinamicità che questo braccio, con questa postura, dà al tutto. È, sicuramente, vedete, è sicuramente dà un qualcosa in più, dà una forma in più, e poi ci sono, ci sono loro. Un altro ritratto meraviglioso, sempre messo. In, in relazione col contesto. mai Kudelka vediamo che non trascura mai il contesto, anzi è il contesto a esaltare i bellissimi visi che ritrae. Altra foto di gruppo, altra foto familiare. No? Bellissimo. È eh, una foto evocativa, questo cane che sfugge, l'avevamo visto prima, un cane lo rivedremo anche ora fra un pochino ritratto di famiglia, loro due che si somigliano e presumibilmente sono fratelli e vedete la, la diagonale che unisce i soggetti, no? È molto molto interessante. Simboli religiosi, il pane. E qui abbiamo, vedete anche qui, come la disposizione non è mai casuale. Qui ci abbiamo verso la fine del libro e questo libro che ci parla di questo percorso di vita va verso in qualche modo l'epilogo, no? l'epilogo della vita. Quello che diciamo prima, il contesto, non è mai trascurato, mai. Anche qui triangolo ed ecco che sono le ultime immagini questa è un'immagine abbastanza evocativa di sofferenza e guardate anche la, i due volti eh, quasi nella stessa posizione nei due verticali no? ed eccola anche qui L'altra, quindi tre pagine, tre verticali, tre volti alla stessa altezza. E qui c'è il funerale di una bambina, ovviamente la moneta sugli occhi: è un invito per il, il trapasso. E qui c'è un altro funerale, ma è un funerale di una persona adulta che però è in qualche modo eh, al quale partecipano tutti, partecipa tutta la comunità. Ed eccola qui la fine. E della storia, che può essere anche perché no, un nuovo inizio, la vita che continua al di là della morte. Eccola, questa bambina appena nata messa praticamente sopra davanti al feretro, quindi è tutta la comunità che continua a partecipare in massa, in blocco. E questo è il cerchio della vita che si chiude, ma che poi continua sicuramente è in lei. questo è è il libro adesso andiamo un po velocemente perché volevo farvi vedere anche l'altro eh, lavoro che è dedicato agli esiliati qui è eh, un'altra cosa che ci racconta molto del fotografo no fotografo solo qualcosa che ha a che fare con me e non ho mai fatto nulla che non volessi fare non faccio editoriali non faccio mai pubblicità No, la mia libertà è qualcosa che non eh, do via facilmente. E qui è eh, qualcosa che ci siamo detti durante il racconto di questo libro, Cudelca era davvero sulla stessa lunghezza d'onda della comunità Roma che ha fotografato, non è andato nei campi Roma a mani vuote, ma piuttosto con un piccolo registratore malconcio da cui suonava musica gitana e folk e ha registrato la loro, ha trovato qualcosa che avevano in comune e ha espresso un sincero interesse per la loro cultura dal 61 al 66 ho fotografato zingari perché amavo la loro musica e la loro cultura, erano come me in molti modi, quindi c'è questa simbiosi. Ah, rispetto all'ultima foto, volevo farvi vedere, un attimo che esco, allora mi ricollego un attimino da qui, mi ricollego con la telecamerina che sta su di me e poi vi faccio vedere quest'altra cosa che è molto interessante. Questi sono tre eh, scatti, diciamo è lo, stesso scatto, lo stesso scatto che però subisce in camera oscura degli interventi diversi alla ricerca dell'immagine giusta. Eh, spesso eh, durante i miei corsi lo, lo faccio vedere perché molte volte no, c'è un po' una critica eh, a un certo tipo no, di post-produzione e la post-produzione... Ovviamente è un processo che, come testimoniano queste tre immagini, è un processo, è, è, fa parte del processo fotografico. E anche all'epoca no, della, della camera oscura, all'epoca dell'analogico, quindi non stiamo parlando di digitale, si facevano varie prove per poi individuare l'immagine giusta con i stessi toni, con la, la luce giusta. Insomma, ecco per dirvi che. C'era un intervento di post-produzione ovviamente anche, anche all'epoca ed eccolo il lavoro sugli esiliati ed è anche questo un lavoro, un lavoro importante. È un Le immagini sono raccolte in un libro bellissimo che adesso sfoglieremo insieme. Fuggito da Praga nel 1970 è accolto con lo status di rifugiato politico in Gran Bretagna, apolide fino al 1987, quando poi diventa cittadino francese. Gira l'Europa senza bagaglio e poco denaro. Nel suo girovagare non si ferma mai più di tre mesi nello stesso posto. Questo è il Kudelka che poi negli anni, negli anni 70, negli anni 80, ha fotografato in giro per l'Europa ed è poi il Kudelka che ci ha raccontato in questo libro bellissimo. E il concetto di esilio. E ve lo, lo, sfogliamo, lo sfogliamo insieme. Eh, riandiamo nella telecamera dedicata ai nostri libri. Lo sfogliamo insieme questa volta un po' più eh, velocemente. Però ci sono anche qui delle immagini interessantissime e ovviamente rispetto al lavoro su eh, i zingari si vede in qualche modo. Anche una certa, un certo cambiamento, una certa eh, evoluzione eh, fotografica. Mi piaceva, eh, questa è ovviamente, come abbiamo detto, una foto simbolo, una foto che ha segnato la vita di Kudelka, È una foto che è un inizio e una fine. In questo caso, nel, in questo libro, eh, che raccoglie delle immagini fatte dal '70 in poi, è l'immagine da cui è iniziato tutto. La, la sua. Fuga forzata da, da Praga, quindi inizia tutto da lì. Però volevo farvi leggere, ecco qui, ve lo leggo io, c'è questa introduzione di Robert Delpierre che dice ci sono due eh, passi che voglio leggervi velocemente. Penso di non aver mai comunicato a Joseph la più bella definizione dell'arte che io conosca. L'arte, dice Claude Roy. È il percorso più breve tra un uomo e l'altro. Nella molteplicità delle arti, la fotografia insieme alla musica è forse una scorciatoia. Joseph Kudelka, grande camminatore in terre d'esilio, ha intima familiarità con questi percorsi. Questo Joseph ha camminato molto, gli zingari e la malinconia, Praga e il furore. C'erano già in queste due serie, così precocemente sfolgoranti, tutti i germi di un talento eccezionale, di un talento che nessuna costrizione potrà intaccare, un talento che non può che arricchirsi con il tempo. E ancora, l'ultima piccola eh, nota, la morte attraversa le sue immagini e la tragedia. Eh, presente nelle cose di tutti i giorni, emerge, emerge da ciascuno dei suoi provini. Ma a proposito di un certo udelca tutto ciò non ha alcun significato, specialmente perché l'ha visto far bar barloria festeggiare e bere, come se fosse acqua la, la vodka che, che, che beveva. Suonare alla cornamusa in occasione dei compleanni, scoppiare in una risata così fragorosa da fare tremare i bicchieri, digrignando i denti da carnivoro mai saziato. Ecco, questo ci racconta, queste eh, poche parole ci raccontano di come Cudelka parla delle sofferenze della vita che hanno ovviamente fatto parte anche della sua esistenza, ma di come lui fosse in qualche modo un personaggio eh, fuori dalle righe, fosse tutt'altro, forse un eh, uno che amava in qualche modo la vita. Ecco, questa è, diciamo, Dopo la, la foto dell'inizio dell'orologio, dell questa è un'immagine, a mio avviso, che racconta molto di questo lavoro. No? Questo sguardo un po' perso di questo signore, eh, forse, racconta il. Il concetto dell'esilio, l'essersi perso, il volersi ritrovare in qualche modo in questo un signore che si è perso che cerca la strada, in qualche modo forse Kudelka si è rivisto no? e si è rivisto nell'immagine eh, nell di tutti gli esiliati che ha incontrato nella sua vita. Dal punto di vista concettuale, forse è questa la forza di queste immagini, ma poi c'è l'equilibrio che in qualche modo Gudelka cercava in ogni sua fotografia. C'è la parte scura che si esalta su una parte chiara, lui perfettamente incastrato in nel, nel chiaro di questa via, ci sono eh, vie di fuga diagonali, è eh, un'immagine molto molto equilibrata con questo soggetto che cerca la strada, cerca la via. E questo libro vuole essere, perché no, magari un proprio un, un cercare la, la via giusta senza magari la volontà, come diceva Kudelka, di trovarla. Kudelka non aveva l'esigenza di trovare una casa, una strada e racconta attraverso queste immagini questo suo percorso, il percorso di molti esiliati che ha incontrato sulla sua strada. Questa è un'immagine che ci racconta da subito ed eh, è di, un, di una certa prigionia, di una certa costrizione no? de, de, dei suoi eh, soggetti e dei soggetti che va in qualche modo a ritrarre. Fantastica, fantastico il gioco delle diagonali, ma fantastico anche il, 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 quasi il mistero che c'è dietro questa immagine. Probabilmente sono solo uomini che stanno facendo i loro bisogni all'aria aperta. Ma c'è questo senso di costrizione no? legato a, ehm, le, le, anche al filo spinato, a questo muro e alle loro, ai loro, le loro fa, facce schiacciate verso il muro. Insomma, lo sfoglio velocissimamente, ma è un libro che in qualche modo ehm, andrebbe letto e riletto più volte, Quest quest'ombra, queste ombre, questo camminare di soggetti non riconoscibili, un'ombra che qua che sembra quasi un fulmine, quindi una sorta di punizione divina e poi c'è la fotosimbolo, c'è la fotosimbolo che in qualche modo eh, richiama un po' quell'intervento. Eh, quasi malefico, no? sembra quasi un, un diavolo questo, questo cane che eh, ha incrociato la, la strada del, del fotografo, eh, queste orecchie appuntite, questo nero sul bianco, sembra veramente un'immagine eh, evocativa per il libro tutto e ci fa capire da subito come questo sia un percorso sofferto, ecco il percorso, il viaggio di tanti esuli no? attraverso eh, l'Europa, eh? quindi il peregrinare. L'andare sui treni e poi questo libro è anche pieno di immagini fortemente simboliche. Ecco, questa è un'immagine no, molto forte dal punto di vista del simbolismo: una tartaruga che in qualche modo si è ribaltata e eh, stenta a rimettersi eh, in piedi da sola. No? Quindi le difficoltà di una vita eh, senza la ricerca di, eh, di una meta. Ecco, questo è il viaggio, questa è la ricerca di una direzione. Ecco, anche qui è accennato il viaggio da questo pullman, l'attesa, il freddo, le difficoltà. Il lavoro è diviso in capitoli e ogni capitolo ha le sue caratteristiche. Questa è un'immagine forse, una delle immagini più leggere dell'intero libro, c'è cioè per la prima volta un sorriso in mezzo a tanta disperazione, però Kudelka ogni tanto... Un'immagine di respiro, una pausa, un po' di speranza la vuole, la vuole in qualche modo comunicare. È anche bello vedere, anche se ovviamente è difficile raccoglierne le sfumature, è bello vedere come le foto comunicano. Per esempio, questa foto con queste verticalità di cemento è fortemente legata, a mio avviso, a quest'altra. Sembra come se tutto all'improvviso avesse ceduto e fosse crollato. Quindi sono, sono molte immagini eh, con un forte simbolismo e alcune ovviamente comunicano in qualche modo tra loro. Finisce un capitolo e poi questo sguardo che si dirige verso un nuovo... Una nuova, una nuova fase, un nuovo capitolo. Questa è meravigliosa dal punto di vista compositivo, momento decisivo, l'equilibrio rispetto a questo soggetto sulla sinistra. Eh, senza questo, l'immagine sarebbe squilibrata. No? E poi, eh, molte, molte altre immagini, c'è un forte richiamo anche qui alla religiosità. Vedete, da qui in poi inizia anche un forte richiamo, questa è una delle immagini più iconiche no, del, del lavoro di, di questo lavoro di Kudelka, c'è un forte richiamo alla spiritualità e alla religiosità e c'è anche questa continua ricerca di connessioni tra mondi e separati. Guardate questa immagine come si lega fortemente a quella successiva. Due cose, se vogliamo... Gli elementi umani che comunicano qui con un animale e qui con un elemento eh, non inanimato in assoluto, sempre un forte riferimento alla religiosità che ci porta poi a quest'altra immagine molto, molto, molto forte. Questa è eh, un'immagine complessissima dal punto di vista compositivo: questo funerale, la bara sta per essere coperta e c'è questo gioco di mani che è qualcosa di incredibile con la sofferenza dietro di, di chi sta assistendo al, al funerale. Ogni tanto delle pause, delle immagini comunque più simboliche e magari meno complesse ma comunque altrettanto descrittive, questa l'avevamo vista in apertura, queste scarpe che in questo contesto, in questo libro qua queste scarpe ci raccontano di un cammino, di una pausa, di un proseguimento attraverso delle strade da scoprire, da in qualche modo eh, affrontare insieme. Guardate, a me colpisce tanto no? il richiamo, a, a volte questa è un'immagine straordinaria che eh, andrebbe fatta vedere e studiare no? in qualsiasi corso, il richiamo tra i soggetti, le diagonali, la luce, questa immagine c'è. Un po', un po' tutto. E così il libro continua, siamo quasi arrivati alla fine, ma siamo anche quasi arrivati alla fine dei nostri minuti a disposizione. Se ho tempo, proprio velocissimamente, volevo in qualche modo raccontarvi dell'evoluzione in qualche modo di Kudelka. Kudelka non dà il massimo, secondo il mio modesto avviso, in questa fase nella quale è alla continua ricerca del, dell'uomo, del, del percorso dell'uomo e della natura dell'uomo, però a un certo punto eh, decide di fare una pausa dall'uomo e dedicarsi agli spazi. Ovviamente degli spazi in cui l'uomo è intervenuto. Eh, allora comincia cambia anche mezzo fotografico. Koudelka eh, è uno che non si ha mai accontentato nella vita, non ha avuto paura dei cambiamenti, figuratevi uno che dormiva all'aria aperta mentre i suoi amici eh, nomadi dormivano al chiuso, figuratevi se ha paura dei cambiamenti, ha cambiato nella sua vita, ha cambiato macchine fotografiche, lenti, ha cambiato modo di fotografare e soggetti. E quindi volevo farvi vedere ultimissimamente dove ha approdato il lavoro di Kudelka negli ultimi, negli ultimi anni. Ecco qui ci dice, no, questa slide, lì, una, una predisposizione al cambiamento. E questo è il lavoro che Kudelka de ha dedicato alla Terra Santa, una Terra Santa ferita in qualche modo. E lui dice: Non mi interessa la ripetizione, non voglio raggiungere il punto in cui non saprei comandare oltre. È bene stabilire dei limiti per se stessi, ma arriva un momento in cui dobbiamo distruggere ciò che abbiamo costruito. Grande atto di coraggio e penso che solo le persone veramente libere possano pensarla così e avere questa filosofia. Il Muro di Gudelka comprende fotografie panoramiche di paesaggi che ha realizzato dal 2008 al 2012 a Gerusalemme, est, ad Hebron e Ramallah anche a Betlemme, tutti i vari territori occupati, e in vari insediamenti israeliani lungo il percorso della barriera che separa Israele e Palestina. Mentre Israele lo chiama barriera di sicurezza, i palestinesi lo chiamano muro dell'apartheid e gruppi come Human Rights Watch usano il termine barriera di separazione. Il muro nel progetto di Gudelka è di natura metaforica, focalizzato su di esso come una fessura umana nel paesaggio naturale, quindi sempre il rapporto tra... L'uomo e la sua creazione. Il muro trasmette le intense relazioni tra il genere umano, la natura e tra culture strettamente correlate. Quindi, diciamo che l'interesse per il genere, genere umano non è decaduto improvvisamente in Cudelka, ha solo cambiato linguaggio, mezzo espressivo e soggetti con, con, i, con i quali raccontare, però, sempre l'animo umano. Macchina panoramica che produce ecco, delle immagini così lunghe e descrittive. Queste sono alcune solo alcune delle immagini a doppia pagina con, contenute nel libro Wall. Volevo far vedere questa piccola sequenza perché poi... Il, questo progetto è diventato anche un, un film, un documentario che si trova in DVD o si può recuperare o affittare anche online. Qui c'è Kudelka che sta fotografando questo, questo paesaggio e a me piace tantissimo, si vede nel trailer del documentario il suo, dopo aver fatto lo scatto, la sua faccia felice e soddisfatta rispetto magari all'immagine che stava inseguendo da... Eh, tanto, tanto tempo, e possiamo vedere nell'immagine successiva il risultato di questa foto, quindi una panoramica, un bianco e nero e eh, che bianco e nero. Insomma, ecco quello che vi dicevo prima. è diventato, Il tutto è diventato un, eh, un, un film, un documentario girato da un giovane regista che ha seguito Kudelka nel suo peregrinare per eh, la, terra, la Terra Santa. Ed eccolo Kudelka che con questa sua nuova macchina fotografica si prende un po' più di tempo, eh, rallenta no? i ritmi e si dedica al paesaggio. E qui più o meno abbiamo finito la nostra, la nostra carrellata rispetto al mondo, al, al fantastico, sarei dire io, mondo di Josef Kudelka. Ovviamente... Un'ora e mezza non è nient'altro che un assaggio rispetto a un autore così, così grande, così vasto, così importante, ma come eh, amo ripetere, questi possono perché no essere dei semini o del, degli appunti per poi eh, andare a approfondire i vari lavori che ci hanno più colpito o i vari aspetti del fotografo che in qualche modo ci hanno eh, incuriosito di più. E noi alla fine di questa oretta e mezza, come al solito, ci ridiamo appuntamento tra una settimana. Io vi tengo sempre un po' in sospeso, quindi sicuramente ci sarà un altro grandissimo autore, ancora non ve lo diciamo, eh, però rimanete connessi che in qualche modo lo, lo scopriremo. Io vi ringrazio, come al solito, per l'attenzione, per la fiducia, per la passione. Noi ci rivediamo tra una settimana puntualissimi. Vi abbraccio e vi saluto tutti. Grazie, grazie, grazie.